Il 17° anno che noi partecipiamo a questa mostra, che abbiamo contribuito a far crescere, ormai il sistema è consolidato a livello italiano, come consorzio attraverso l'impegno dei cittadini che fanno la raccolta differenziata, dei comuni che organizzano il servizio di raccolta e il sistema consortile che avvia a riciclo i materiali, siamo riusciti ad ottenere importanti risultati, cioè oggi 3 imballaggi su 4 di quelli immessi sul territorio nazionale vengono riciclati. Nel 98 erano solo 1 su 4, quindi un obiettivo importante, se teniamo anche conto che tutto questo è dovuto principalmente all'impegno dei cittadini e dei comuni, attraverso i quali abbiamo sviluppato la raccolta, che nel 98 era di 190.000 tonnellate di imballaggi e nel 2012 è arrivata a ben 3.350.000 tonnellate. Un risultato importante dovuto anche all'accordo quadro ANCI-CONAI, l'ANCI è l'Associazione dei Comuni Italiani, che ci ha consentito di dare questa sicurezza ai comuni italiani che possono aderire a questo accordo e sapere che il materiale che loro raccolgono viene avviato correttamente al riciclo. Questo dalle Alpi a Lampedusa e già ormai da 15 anni. Siamo nella fase di rinnovo dell'accordo e sicuramente punteremo ancora di più sulla qualità dei materiali raccolti, tenendo conto che più il materiale è qualitativo e più l'attività di riciclo è facilitata. Complessivamente noi abbiamo riconosciuto lo scorso anno qualcosa come 323 milioni di euro ai comuni per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che loro hanno fatto su tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo anche un'attività di supporto alle imprese e quest'anno in modo particolare lanciamo un bando che vale 200.000 euro e che è rivolto alle imprese che realizzeranno imballaggi più ecosostenibili. Per aderire al bando è sufficiente andare sul sito del CONAI, conai.org, e scaricare il programma.